Passato un po', eh? Mi ricordavo che passava tutto sto tempo. Ehi, tesoro. Che c'è? Ci sono io. Che bellino. Sì. Guarda tutto papà. Okay. Tutto bene. Scappa il bambino. Cucina, sono in cucina. Dov'è la cucina? Oh, come va, tesorini? Ah. Ehi, grazie per i piatti. Mm-mm. In cambio metti un po' di musica. Certo, subitissimo. Ti va un po' di musica? Fatti una bella casetta però, Vuoi ballare? Che meraviglia come non abbia il naso tutto storto. Ok. Qualche dente scheggiato. Oh sì! Amo questa canzone. Tua mamma si accontenta. No, che? Okay. Guarda la casa. La casa è bella recintata. Ok, ma guarda come sculetto. Ah, sculetto. Sì. Oh, siamo scatenate. Oh, wow. Oh, ehi. Hey. Pure il bambino sta ballando. Sta iniziando a piacermi. Sei strana. Sì, lo so. Ok. Basta, così mi distrae. Lo so. Ok, va bene. Fila. Ok. Oh, ehi, ho lasciato fuori Ollie. Puoi andare a prenderlo? Sì, certo. Andiamo a prendere Ollie. Prendiamo un po' d'aria. Ah. Dov'è Ollie? Ma dov'è Ollie? Ah, eccolo. Io pensavo che fosse un cane, non mi ricordavo che era questo. Mannaggia. Reggiti forte. Sì, eccoci. Beh, carino, no? Bel panorama. E sai direi. Cosa? Ti insegnerò a suonare la chitarra. Mm. Quando sarai più grande. E avrai smesso di farti la cacca addosso. Beh. Va bene. Due belli obiettivi. Lo fanno tutti. Sì. Però sono due belli obiettivi, eh? Ok, patatone. Torniamo dalla mamma. Andiamo. Io vado a stendere i panni. E noi? La schiena. Passate a salutarmi. Certo. Andiamo. Ah, pensavo che era lei. Gli serve il giacchetto? No, sta bene. Ancora? Puoi dirmi di smettere? Devo smettere.
Ok, basta, davvero. E ora? Che facciamo? Andiamo qua. Ho una pecorella. Vuoi accarezzarla? Qui. Avanti, provaci. Oh, 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 piano, piano, piano. Sì, così. Eccoci qui. Così. Ehi. Ehi. Lo prendo io. Puoi portare le pecore al fienile? No, tranquilla, faccio io. Sicura? Sì. Ti voglio riposata. Ok, ecco. Immagina la pecorella da un morso alla bambina. Così. Infilati lì. Non stare fuori troppo, deve fare il bagnetto. Ormai comando il gregge. Ascoltate, pecore, la cena vi aspetta nel fienile, quindi forza! Neve, nel fienile. Bianchina, su, dentro. Wow, sono tantissime pecore. Ma devo portarle tutte dentro. Secondo te quante sono? Contiamole. Una, due. No, basta, se no mi addormento. Ah. Pecorazio? Ehi, ehi, dentro, dentro. Ovidio? Diamoci una mossa. Abbiamo decisamente troppe pecore. Ehi, perché non ne mangiamo qualcuna? Sono buone, sai? Non hai freddo, vero? Ci siamo quasi. Senti questa. Cosa fai devo portare tutta, di una porca trottolina. Una per fare il pastore. Quando sarai più grande, andrai matto per queste battute. Ok, un'altra. Cosa nasce da una pecora forzuta e una mucca palestrata? Un animale con bei muscoli. Sì. Questa piace anche a mamma. Diventa stupida. Mannaggia. Ok, gente, a domani. Ehi, perché sei fuori? Vieni, piccolo. Sta passando un tornado. Sei a casa, sei a casa. Respira, respira. Non riesco, okay, non riesco. Lo prendo io, va bene? Avanti, vieni, su, cucciolo. Oh, ciao Roberto. No, sono riuscito a venire anche stasera in live. Mi spiace. A parte ci sono stato pure ieri pomeriggio, oggi pomeriggio, però con COD. Stavo portando... Sei più abituata alle emozioni forti. Uh-oh.
Ops. Una trappola? Sì, da ieri mattina. Ma fortunatamente è abbastanza non esagerata. Dov'eri? A caccia. È andata un po' per le lunghe. Chi c'è? Vieni, entra pure. Tommy? Oh. Oh. Ma senti come stringe forte. Ehi, hey, Tommy. Ah, eccoti. Dammi, lo prendo io. Vieni qui su. Vabbè. Ah, sì, ecco. Oh, sì, ce la faccio, ce la faccio. Ehi. È uscito acciaccato da Seattle, no, Tommy? Anche per me. Sei pesante. È vero, è un fagottino muscoloso. Come va in città? E Maria? Sta bene. Noi ci siamo presi una pausa. Mi spiace. Ne abbiamo parlato e ci sembrava... insomma, la soluzione migliore. Ok. Oh. Siediti. Voglio mostrarti una cosa. Sto chiedendo un po' in giro, da mesi ormai. E c'è un tizio che ha sentito la storia. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. Dice che vivono su un tratto di costa, in una barca spiaggiata. Proprio qui. Deve essere lei. Non ci interessa più, ok? Bravo. Mi spiace. Beh, io non posso andare. Lo so. Ok. Credo sia facile dimenticare il passato se sei qui a fare la bella vita. Ehi. Gliela farò pagare. Tommy. Avevi detto così di ritorno a Jackson. Tommy. È ridicolo. Lo tieni un attimo. Sì. Vieni. Ti prendo io. Ti prendo. Ehi, che cazzo vuoi fare? Niente. Merda, Tommy, lo sai cosa abbiamo passato? Piantala, lei aveva promesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, lo so benissimo, ma questo è un tuo problema. Stammi a sentire. Avanti, parla, sono tutto orecchi. Guai a te se ti presenti a casa mia, di nuovo, con questa storia.
passiamo la finestra, sennò il piccolo prende freddo. E ce ne andiamo. Bla bla bla, un cappio intorno a casa andando all'alba. Ok, qua ci sarà il bagno. È fatto. Andiamo pure qui. Un segno. La chitarra di Joel. No, mi dici che devo suonare un'altra volta. Oh, non mi fa suonare. Finito il momento catartico. I woke up in the morning about 9:30. The axe and the bug is standing on the right. Jets and gamblers standing around. Picking little city to the bird. I began to think that I do not time. I grabbed the head and I made it right. Made it the wind just a little too slow. Yeah! Ciao Martina, buonasera, bentornata. Odio queste cose. Ma come, è divertente. Non dirlo. Ballare e ballare. Oggi il tuo vecchio è stato pesante. Che è successo? Un'altra ramanzina sulle pattuglie. Non andare qua, non andare là. Si preoccupa quando devi uscire in ricognizione. Già. Vedo che sta dando spettacolo. Vi do massimo 2 settimane e tornerete insieme. Non credo proprio. Per caso ti ha parlato? Facciamo una settimana. Ellie! Ehi! Non arrivavi più. Beh, sono qui, no? Dina. Jesse. Vieni. Vi ricordo che domani usciamo presto. Riposatevi. Sì, signore. Sei una cretina. Ti prego, non cominciare, ok? Senti, ho una domanda davvero importante per te. Allora, quanto puzzo? Tanto. Beh, quasi quanto una discarica, direi. Oh, bene. Oh. E adesso? Che schifo. Ti piace? Tutti i ragazzi del locale ti stanno fissando adesso. Forse stanno fissando te. Non credo. Magari ti invidiano. Sono una ragazza. Non un pericolo. Oh, Ellie.
E invece dovrebbero aver paura di te. Addirittura. Per effetti. Ah, questo è il loro primo bacio, è vero. Il gioco inizia dal giorno, la sera, la mattina dopo questo bacio. Ehi! Ci sono delle famiglie. Scusa. Scusa. La prossima volta pensate ai bambini. Sì, come se tu fossi un bel esempio. Ah, ci mancava solo questo. Una lesbica arrogante. Che cosa cazzo hai detto? Ellie, no! Via dalle palle. Non provare a toccarmi. Ehi! Hey. Basta. Vieni, facciamoci un giro. E loro? Preoccupati per te. Un po' d'aria ti farà bene. Stai bene, piccola. Che volevi fare? Non avrebbe dovuto... E tu, invece? Non mi serve il tuo cazzo di aiuto, Joel. Ok. Poverino. Poverino. Ehi. Ehi. Wow, era parecchio che non dormiva tanto, eh? Era stanco. Già. Io l'hai capito. Sta bene. Torna a letto. Ne parliamo domattina, ok? Devo finire questa cosa. Tu non devi assolutamente nulla, Tommy. Non dormo più. Non mangio più. Non sono come te, Dina. Cosa? Credi forse sia facile? Per te e per lui io faccio quello che posso. Io ti amo. Dimostralo. Resta qui. Non posso farlo. E quindi dovrei starmene qui come una scema ad aspettarti Dio solo sa quanto con la Cristo di certezza che potresti essere morta. Non mi farò ammazzare. Certo, proprio come Jesse. O Joel. Ehi, ferma. Ehi. Ehi, non farlo. Ora abbiamo una famiglia. Lei non può essere più importante di questo. No. Questa volta non ce la faccio. La scelta è tua.